che andiamo a vedere stasera che non mi ricordo, i Dubsy, sì. Che sono Madaschi, Paolo Baldini e Papa Papanino. Organizza questi concerti, quindi è molto interessante come cosa, non è la solita discoteca dove non vedi il gruppo dal vivo. Secondo me più che altro che andare ai concerti è stra interessante perché mescola un sacco di generi. La prima domanda che chiedo a tutti quelli che suonano qua è se vi è piaciuto il concerto. Sì, moltissimo, assolutamente, ma diciamo che è una cosa molto rara che non ci piaccia un concerto, anche perché indipendentemente dalla reazione del pubblico, che poi stasera è stata ottima e abbondante, il concerto si crea all'interno di noi tre, è un po' l'esatta mediazione tra quello che può essere un concerto live e un live set, quindi se non funzioniamo noi non funziona niente, quindi prima di tutto ci guardiamo noi. Quando ci guardiamo ci troviamo sempre molto belli. Qual è la grossa differenza tra suonare come Dubsync e suonare con Africa Unite? Ma la differenza è tra un concetto di implementazione elettronica umana, che di fatto è Dubsync, e una band. Allora una big band tipo gli Africa Unite che eseguono dei brani, mentre invece noi realizziamo delle performance su dei pattern e quindi sostanzialmente anche improvvisiamo il concerto. Cioè, di fatto, vuoi bere? Ti chiedo. Il concerto è proprio la sincronizzazione tra l'uomo, gli uomini e la macchina. Che Madaschi. Cos'è che vi ha fatto innamorare del reggae e del dub? Il reggae a me ha insegnato tantissimo. Io ho visto Bob Marley, io sono più vecchio degli Africa Unite. Ho visto Bob Marley allo stadio e da lì ho imparato cos'era il reggae. Il dub è una cosa fighissima perché spazia su altre cose, elettronica, cioè ci sta dentro di tutto. È un sottogenere del reggae nato in Giamaica a fine degli anni 60 che si è sviluppato tantissimo tra Giamaica e l'Inghilterra, soprattutto negli anni 80-90, e consiste proprio in campionamenti al mixer di brani su cui poi si improvvisano momenti vocali. Sbaglio o stai guidando senza mani? Quindi questo album che hanno messo, che è scaricabile da internet? Sì, hanno fatto praticamente un doppio. Il primo CD è scaricabile da internet, cioè proprio se vai sul sito Dubsync è solo la facciata con una parte il CD con le tracce scaricabili e dall'altra l'elenco delle tracce del secondo disco, però senza possibilità di cliccarci sopra e scaricarle. Una scelta molto semplice, così non... Io sono per comunque la quasi completa gratuità della musica, però un po' di feticismo nel possedere l'oggetto ci vuole. Allora se un oggetto si estende oltre quello che dai comunque gratuitamente, magari qualcuno ha intenzione di prenderlo semplicemente per la bellezza di possedere qualcos'altro. Dubsync è un progetto così comunque molto... È stato un progetto estemporaneo che è diventato un progetto molto importante, perché poi è un progetto che ci completa tutti quanti ed è un progetto che forse più mette insieme la voglia di sperimentare di ognuno. Quindi sicuramente il live, perché è nel live che si esplica tutta questa tensione creativa che c'è in Dubsync, più che nel progetto discografico stesso. Quindi un sacco di concerti. Stiamo organizzando anche un po' di puntate all'estero e poi varie date in Italia. Yo, we-
mi è piaciuto un casino. Anche a me. Mi sono stradivertito. Anche a me. Poi voglio dire, Madaski ha una bellissima voce, secondo me. Madaski ha una voce meravigliosa. Ma voi donne come l'avete trovato il bassista? Era un bassista, vero? Il bassista è... meraviglioso. Anche Marta è rimasta a guardarlo per ore. E Marta, tu come cosa pensi? Ma io penso che l'elemento di improvvisazione dell'ensemble... Cazzo, Marta, ti avevo chiesto il bassista! È finita la batteria, ragazzi. Allora è finita.